A piccoli passi il Museo Archeologico Regionale di Gela torna a risplendere con degli oggetti preziosissimi che ci raccontano un passato glorioso. Un passo sulla direzione giusta. Fra poco partiranno i lavori per ingrandire il Museo di Gela e poi ricordo che ci sono reperti a Siracusa e Agrigento che forse hanno la voglia di ritornare a casa. Assessore, quali sono i progetti per il futuro, per questa città? Ma guardi, per la questione reperti, noi fin dal settembre del 2015 che abbiamo contatti con la Regione perché ritornino i reperti da noi. Abbiamo avuto incontri con il dottor Pennino, co-dirigente ai beni culturali della Regione. Stiamo contrattando con dei legali per il recupero di altri reperti. È un lavoro non breve comunque, un lavoro da fare con molta parsimonia, senza troppo cancan, perché anche la prudenza è importante perché poi i reperti arrivino veramente, al di là poi del piacere della promozione, del far sapere alla città, però il lavoro importante è quello che si fa dietro con calma ma con determinazione. L'archeologia è il suo mestiere ma anche la sua grande passione. In questo momento che cosa è tornato a casa? Allora, come hai detto prima te, piccoli passi, pochi frammenti, 18 frammenti per la precisione, che però sono la minima parte di una realtà molto più ampia. Gela ormai da 150 anni, ecco, grida la restituzione di molti pezzi che hanno preso la via dell'esilio, chiamiamo così. Però la mostra di questa sera, ecco, è un chiaro esempio, ecco, un esempio di una volontà forte, ferrea, di dover recuperare parte del retaggio che purtroppo, ecco, buona parte è perduta, è fuori Gela. A volte ritornano, ecco, diciamo che è tutto materiale che già è comunque edito. Il torso è stato già esposto nel 2004 a Pignatelli per la mostra tattica, però ecco, i tempi sono maturi, ecco, per poter recuperare, ecco, i pezzi che sono stati scavati a Gela e che a Gela in fin dei conti dovrebbero tornare.